Buongiorno. Buongiorno. 10 giorni, mister, senza poter andare in campo, un periodo lungo, soprattutto un periodo in cui la squadra sta andando molto bene. Tu bilanci questi 10 giorni, più infastidito della cosa o ti è servito per qualcos'altro? Non so. Sicuramente è la stessa domanda che in questo momento staranno facendo a Breda. Dovrei sentire lui e magari copiare la sua risposta. No, stiamo bene, continuiamo a stare bene. Diciamo tra virgolette che siamo stati anche nella disgrazia, anche un po' fortunati perché riprendiamo a giocare martedì, quindi siamo stati fermi rispetto alla normalità 2 giorni in più. Quindi va bene. Naturalmente non abbiamo potuto lavorare per come siamo abituati e per la neve che è caduta e perché comunque abbiamo viaggiato, però questo non deve essere una scusa perché tutto quello che abbiamo fatto noi comunque l'hanno fatto anche gli avversari di domani, il Perugia, hanno fatto anche loro la trasferta a Vercelli, quindi siamo nelle stesse condizioni. Noi abbiamo continuato a lavorare, ripeto, siamo in un buon momento, ma dobbiamo confermarlo domani, che poi, ripeto, è la cosa più importante da fare. Sicuramente arrivate preparatissimi dal punto di vista dello studio di questa partita. Sì, abbiamo cambiato un po', nel senso che abbiamo preparato questa, poi quella di contro l'Entella, poi di nuovo questa. Naturalmente sappiamo quello che dobbiamo fare. Non sarà una partita semplice, è una partita complicata, una partita contro una squadra forte, che sta bene, che sta attraversando un buon momento, che ha trovato anche un assetto tattico importante e che vuole continuare la striscia positiva. Noi dal canto nostro siamo in un buon momento, ma non solo di risultati, ma anche di condizione fisica e soprattutto mentale. Però la partita, ripeto, è aperta a tutti i risultati. Condizione del gruppo, cioè a livello di infortunati, c'è qualcuno che recupera, qualcuno che parte, mister? No, Okonkwo non recupera, speriamo di aggregarlo in settimana. E quindi poi abbiamo Dall'Oglio ai box. Ancora fermo? Sì, e poi gli altri disponibili. La differenza di quella di quando hai preparato questa parte per la prima volta, comunque hai un Andrea Caraccio in più. Sì, abbiamo Andrea Caracciolo in più che non stava bene 10 giorni fa. E quindi è un'arma in più che abbiamo, il nostro capitano è un giocatore molto importante per noi, lo sappiamo. Si va a Perugia comunque con la consapevolezza di poter far bene, di poter fare una grande partita, dipende naturalmente da tante cose, ma sono sicuro che sarà una partita giocata, una partita aperta, una partita che può far divertire il pubblico, ma ripeto che possa divertire anche noi. Speriamo più noi che loro, naturalmente. Ci eravamo lasciati sulla vittoria di Foggia. C'è stata un'onda lasciata da questo risultato nel clima generale, nella quotidianità. Avete, come dire, questi tanti giorni di riposo forzato vi hanno fatto assorbire ancora meglio? No, è evidente che i risultati ti aiutano a livello soprattutto morale, che la classifica comunque è una classifica rispetto a qualche settimana fa che ci dà un po' di respiro in più, ma dobbiamo sapere che se noi abbiamo fatto risultati di fila, 4 risultati di fila, è perché i ragazzi hanno dato tanto, c'è stato tanto sacrificio, tanto lavoro, c'è tanto lavoro dietro. E noi non possiamo prescindere da questo. E nonostante, ripeto, il fatto che si stia, tra virgolette, un po' meglio, dal punto di vista morale, deve farci capire tutto questo, da dove derivano i nostri punti e da dove deriva questo filotto che comunque abbiamo iniziato, dal lavoro e dal sacrificio. Se ci manca questo, a noi manca tutto. C'è adesso un problema anche di perché non c'è un punto di riferimento nella classifica, troppo c'erano tante partite da recuperare, invece addirittura due come altre e altre quattro, ma ce ne sono altre che con i rinvii anche di ieri devono recuperare. Non
avere un punto di riferimento della classifica per dire dove siamo messi effettivamente, dove possiamo arrivare, è un vantaggio, perché comunque non la si può guardare più di tanto. Personalmente è un vantaggio, da allenatore parlo io, un vantaggio, perché comunque vuoi o non vuoi la classifica può anche destabilizzarti, guardare la classifica, e parlo in bene e in male, cioè qualora la classifica comunque dovesse essere una classifica positiva ti può anche rilassare, qualora dovesse essere una classifica negativa ti può anche deprimere. Questo non può succedere, sappiamo che dobbiamo recuperare partite, sappiamo che altre squadre devono recuperare partite, quindi l'ultima cosa che oggi dobbiamo fare è guardare la classifica. Quindi si va in campo preparando le partite, giocando partita per partita. Oggi è quella frase fatta, no? Si gioca partita per partita, prende consistenza reale, cioè è vero, non possiamo guardare altro che appunto fare la partita che ci tocca fare e basta. Tre trasferte consecutive sono un bel banco di prova, tra Foggia e Vita. Sì, diciamo che abbiamo anche cambiato un po' il trend, no? Il trend esterno. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, abbiamo subito poco, dobbiamo continuare così. Non dovrebbe cambiare tanto, nel senso che giocare in casa è normale, che ci giochi nel tuo stadio con i tuoi tifosi è sempre un po' diverso, però la differenza dovrebbe essere minima, o meglio si lavora perché si colmi sempre più questo gap che ci può essere, no? Tra fuori e dentro casa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in un certo modo, sappiamo che possiamo anche imporre quello che è il nostro modo di essere fuori casa, non è sempre facile, però la partita di Foggia deve farci capire tanto, perché abbiamo giocato in uno dei campi più caldi della Serie B, con un pubblico straordinario, con un campo difficile, e abbiamo ottenuto un grande risultato, quindi deve cambiare. E domani è un banco di prova importante, come poi lo sarà quello di Novara. Le diceva prima, siamo in crescita non solo dal punto di vista dei risultati, io vedo anche la condizione fisica in crescita, ecco, il fatto che il calendario potrebbe essere ancora più ingolfato di quello che è se mettono il recupero di Entella in questo mese, la preoccupa meno alla luce forte della squadra, che è sempre più brillante rispetto a... Non capisco la domanda, però vi dico di no, nel senso che noi comunque al massimo ci ingolfiamo una settimana. Perché, ripeto, nella sfortuna delle partite rinviate stiamo giocando oggi che è martedì, dopo un po' di che non giocavamo, e poi la prossima la facciamo di lunedì, quindi siamo stati tra virgolette anche un po' aiutati dal calendario. Poi è naturale, quando recupereremo quella con l'Entella avremo sicuramente un turno infrasettimanale, ma abbiamo anche in quel caso io devo guardare il bicchiere mezzo pieno, è la partita che abbiamo in casa, quindi non viaggiare nell'infrasettimanale diventa determinante, quindi avendo la partita in casa questo ci permetterà appunto di non fare fatica più di tanto. La vera novità rispetto a martedì scorso, mi sa che non ci saranno i tifosi del Brescia, è un qualcosa che vi stimola ancora di più a regalare una gioia a chi è costretto a rimanere a casa? È un grandissimo peccato, perché è sempre una sconfitta, nel senso che quando non ci sono i tifosi, il calcio è straordinario, perché deve essere goduto e visto un po' da tutti, soprattutto poi dai tifosi. Non entro in merito io alla questione, naturalmente non sono cose che posso giudicare io, però per noi naturalmente è un fattore negativo. Nonostante questo, mi ricordo l'ultima partita in cui non ci sono stati i nostri tifosi, abbiamo dato una delusione al nostro direttore. Al direttore dei Cristallini, 1-2 a Vicenza, e poi abbiamo dedicato la vittoria a loro, quindi il direttore ride facendo una partita importante con grande sofferenza, mi ricordo. Quindi speriamo che sia così anche questa volta. Naturalmente ci mancheranno anche l'anno scorso quando era sull'altra panchina, tifosi non sì, ma io non ero col Brescia. E quindi porta bene, speriamo che non ci sia, come si dice, non c'è due senza tre. Ecco. Per me, cioè, non so, volevo due parole logicamente, quello che è successo ieri a Mortella. Una notizia che ci ha sconvolto un po' tutti, no? Io non lo conoscevo personalmente, il pensiero va alla famiglia, sì, il pensiero va ai giocatori, naturalmente ai compagni di squadra, un po' tutti quelli che lo conoscevano, ma
il pensiero va alla famiglia, va a lui. Ci fa anche capire come dovrebbe essere vissuto il calcio, magari con un po' più di tra virgolette di brio, di superficialità. Ogni tanto forse ci accaniamo un po' troppo, nonostante sia uno sport nazionale importante, ci sono tante cose dentro, però ripeto, è anche difficile trovare parole, perché è una scomparsa che non ha una logica, non ha una logica. Quindi il pensiero è alla famiglia, il pensiero è alla sua compagna, alla figlia, ai genitori. Naturalmente tutti noi ci uniamo al loro dolore. Giusto fermare tutto, secondo assolutamente me? Sì. Astori è un giocatore che ha giocato in tante squadre e ha abbracciato, diciamo, una marea di compagni. Saranno 100 e passa in Serie A, nonostante. E poi è stato anche un giocatore della nazionale. Non si poteva andare in chi va in campo. Ma guarda, quando è arrivata la notizia ieri a noi che eravamo in campo, siamo rimasti sconvolti, sconcertati. Quindi assolutamente sì. Assolutamente sì, sono d'accordo. Grazie, arrivederci. Ciao ragazzi.